provate, lanciatevi, more is more. D'altronde che cosa vi può succedere di così terribile? Non esiste mica una polizia della moda. E chi ha detto questo tutti i torti non ce li aveva, perché veramente a volte la moda può stravolgere gli schemi, andando oltre l'immaginabile, ed è quello che fa la moda ecosostenibile. Pensate che è capace di produrre dei tessuti direttamente dagli scarti dei prodotti alimentari. E sì, avete capito proprio bene. È il caso ad esempio di un'azienda siciliana che è riuscita a produrre tessuti che sono stati poi presi da case italiane e non solo, anche importanti. Pensate dagli scarti delle bucce di arancia. Come sarà possibile, dite voi? Andiamo a vedere. Orange Fiber, così si chiama, è un tessuto che deriva dagli scarti della spremitura delle arance. Ne estrae una sorta di cellulosa che viene trattata e resa disponibile per essere filata. Il progetto è piaciuto molto ad alcuni brand della moda che hanno investito in questi nuovi recuperati materiali. Tra i tanti spiccano i nomi di Ferragamo e H&M. Il modo in cui combino tessuti e colori può sembrare davvero stravolgente, ma è il mio modo di dar vita a nuove idee e nuove collaborazioni. E questo è possibile con la moda ecosostenibile, che infatti produce dei tessuti traspiranti, resistenti all'umidità e al calore, ottenuti direttamente dagli scarti dello zucchero del mais. Si chiama corn fiber e questo elemento produce un acido particolare e il polimero, capace proprio di dar vita a un tessuto che sia traspirante, resistente all'umidità e al calore. Lo sapevate? L'abito ha bisogno di un'anima e chi sfila fa vivere il vestito. E se vi dicessi che chi sfila può indossare un abito che è ottenuto dagli scarti dei granchi e dei gamberi? E sì, si chiama il chitosano, un elemento particolare che viene ottenuto dagli scarti dei gamberi e dei granchi mescolati al lino o al cotone per ottenere un materiale assolutamente antiallergico e biodegradabile. Un tessuto antiallergico e biodegradabile, il Cray Bone, è permeabile all'aria, assorbe l'umidità e protegge la pelle dalle allergie. È indicato per indumenti intimi, per adulti e per bambini. Le case di moda sono sempre più sensibili al tema dell'ecosostenibilità e soprattutto della protezione dell'ambiente. Quindi, se abbiamo la possibilità di essere uniche, originali ed anche eco-friendly, che cosa chiedere di più? Rimanete sintonizzate perché nella prossima puntata io vi darò i nomi di alcune case di moda che hanno adottato proprio queste tecniche, con l'utilizzo del riciclo di materiali come la plastica e i metalli, o ancora invogliando le persone al riciclo degli abiti usati. Quindi sintonizzate, vi aspetto. Nel frattempo scrivetemi a info@tgevents.it, perché ricordate ragazze, la moda passa, ma lo stile resta. Se poi nell'avere stile proteggiamo anche l'ambiente,